fitofarmaci o agrofarmaci, a seconda della destinazione d'uso, distinguibili in biocidi, insetticidi, anticrittogamici, diserbanti, definiti anche genericamente antiparassitari o pesticidi, sono prodotti chimici naturali, sintetici o biosintetici, impiegabili nella lotta agli organismi, animali o vegetali, dannosi direttamente e indirettamente per l'uomo, in quanto compromettono la produzione agricola, fonte di cibo e base per molte produzioni industriali. Studiati e formulati come sostanze, anche naturali, nocive per uccelli, roditori, insetti, molluschi, nematodi, funghi, batteri, virus, ma anche erbe infestanti. I fitofarmaci sono nocivi o dannosi alla vita in generale, e quindi potenzialmente anche alla salute dell'uomo. L'uso intensivo di pesticidi, soprattutto se in assenza delle precauzioni operative prescritte, la dispersione nell'ambiente, in aria, in acqua, comprese le falde sotterranee e negli alimenti, causa patologie umane riconosciute da organismi internazionali. I soggetti maggiormente a rischio sono gli operatori agricoli e gli addetti all'irrorazione in particolare. Ma anche la restante popolazione può essere contaminata, soprattutto in aree di agricoltura intensiva con forte utilizzo di pesticidi. Gli organismi istituzionali dell'Unione Europea, da tempo, hanno percepito la necessità di rendere sostenibile l'uso dei pesticidi in agricoltura, per la salute umana e ambientale. E nel 2009, una direttiva dell'Unione Europea ha regolamentato l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Tale direttiva è stata recepita nel 2012 e dal gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale. Il coltivatore, per ottenere un prodotto remunerativo, deve curare il terreno di coltivazione, fornire alle coltivazioni l'acqua necessaria e difendere le piante da malattie, parassiti, infestanti. L'agricoltura tradizionale, prima della cosiddetta rivoluzione verde, difendeva le coltivazioni dalle erbe infestanti con le lavorazioni del terreno e con l'intervento meccanico o addirittura manuale, e dalle malattie con pratiche agronomiche e trattamenti con sostanze attive di origine naturale, frutto della tradizione e dell'osservazione empirica. Da quando la chimica è entrata nel campo coltivato, per decenni, solo alcune voci si sono levate contro l'uso indiscriminato dei pesticidi. La scienza ha nel frattempo approfondito la conoscenza degli effetti collaterali delle sostanze nocive ai parassiti sparse nei campi agricoli, dei cicli biologici dei parassiti e degli infestanti, dei meccanismi di azione delle sostanze attive usate come erbicidi, insetticidi, fungicidi. Le nuove conoscenze stanno imponendo sostanziali modifiche nelle pratiche di difesa delle coltivazioni. L'agricoltura biologica, regolata da norme omogenee in tutta Europa, esclude l'uso di prodotti di sintesi per la difesa delle coltivazioni dai parassiti, ammettendo prodotti di derivazione minerale, come il solfato di rame, lo zolfo, utilizzati come fungicidi e altri principi attivi di origine vegetale. I principi dell'agricoltura biologica non sono direttamente applicabili alle grandi produzioni agricole, ma l'attuazione obbligatoria dei principi di difesa integrata renderà più salubre l'ambiente e diminuirà il rischio sanitario per lavoratori e consumatori. I metodi di difesa integrata delle colture, obbligatori dall'inizio del 2014, si iscrivono nel concetto di agricoltura sostenibile e prevedono l'applicazione di principi quali uso di tecniche integrative come mezzi agronomici, genetici, igienici, impiego di organismi utili. Monitoraggio, previsione e allertamenti. Soglie di intervento individuate a livello territoriale. Priorità, ove possibile, a mezzi biologici fisici. Prodotti fitosanitari selettivi e a minor rischio possibile. Dosi ridotte. Ridotto numero di trattamenti per limitare l'insorgenza di resistenze. Diversificazione delle sostanze attive per limitare l'insorgenza di resistenze. Verifica del grado di successo delle strategie impiegate. Il Piano di Azione Nazionale, in pubblicazione a febbraio 2014, per l'attuazione di strategie fitosanitarie sostenibili, prevede sia la difesa integrata che quella biologica. Gli obiettivi di queste strategie sono la tutela dell'ambiente, degli operatori e dei consumatori, attraverso la riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari. La misura di difesa integrata, obbligatoria, prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione, contenimento e lotta alle infestanti.
l'utilizzo di mezzi biologici contro i parassiti e l'uso di prodotti fitosanitari che presentino una minor pericolosità per l'uomo e per l'ambiente. I principi di gestione integrata dei parassiti, Integrated Pest Management, sono oggetto di trattazione in congressi internazionali, di dimostrazione da parte degli enti di ricerca pubblici e privati e di numerose pubblicazioni. Nel contesto della lotta integrata si inseriscono le tecnologie di lotta biologica o biocontrollo, ovvero l'utilizzo di organismi utili, antagonisti dei parassiti, che possono controllarne la diffusione, e le nuove tecnologie di irrorazione, che sono in grado di limitare la deriva delle sostanze attive e di aumentarne l'adesione e la persistenza sulle superfici delle foglie. Un esempio di lotta biologica, conosciuto e dibattuto negli anni recenti, riguarda la piralide del mais, una piccola farfalla notturna che provoca danni molto consistenti alla coltivazione del cereale in tutte le aree di produzione italiane. L'infestazione di piralide ha conseguenze sul prodotto dopo la raccolta. Infatti, sulle pannocchie attaccate dalla piralide si innestano muffe produttrici di tossine, le aflatossine, che possono rendere inutilizzabile il prodotto anche per l'alimentazione animale. Il lepidottero ha dei nemici naturali e tra questi una piccola vespa, il tricogramma, un parassitoide che depone le proprie uova all'interno delle uova di piralide, dove la piccola larva si sviluppa impedendo la nascita dei bruchi. L'intersezione dei cicli biologici dei due insetti consente di liberare in campo il parassitoide con tecnologie apposite, in miglioramento costante, con nascite successive per garantire attacchi massicci alle uova di piralide. Per l'adeguamento alla lotta integrata sono importanti anche le modalità di distribuzione delle sostanze attive alle colture. In particolare è necessario ridurre la deriva del prodotto, ovvero il suo sconfinamento oltre la coltivazione, con la contaminazione di colture adiacenti, corsi d'acqua, terreni ed edifici. La riduzione della deriva viene attuata con regolazione dei mezzi di irrorazione, ugelli di atomizzatori, con la predisposizione di fasce tampone arborate o anche erbacee, con l'utilizzo di coadiuvanti per la persistenza delle sostanze attive sul fogliame. Anche le tecniche di produzione delle sostanze attive stanno cambiando. Un esempio è l'innovativa metodologia di produzione dello zolfo per il trattamento dell'oidio, o mal bianco, fungo patogeno che attacca numerose colture, in particolare la vite, in sviluppo da parte di un'azienda privata olandese in collaborazione con l'Università di Wageningen. Lo zolfo elementare, da sempre utilizzato per il trattamento dell'oidio, è ottenuto da batteri, con un processo naturale. Viene utilizzato in formulazione liquida per una migliore applicazione fogliare ed è adatto per l'agricoltura biologica e per i programmi di lotta integrata.